Praticare all'aperto una disciplina sportiva è molto importante e questo vale sia per gli sport che sono stati ideati per essere giocati su uno specifico campo, una specifica superficie come può essere il calcio, la pallavolo o il basket, e anche per quelle discipline come le discipline interne cinesi, il Tai Chi, il Pa Pakwa Chang, il Qigong, che sono nate e si sono ispirate proprio all'osservazione della natura. Praticamente possiamo sempre praticare all'aperto, in primavera e in estate, anche uh, avendo cura ovviamente di non esporsi a temperature molto elevate, così come in autunno o in inverno e in questo caso magari evitando, ma fino a un certo punto, le temperature più rigide. Praticare all'aperto è molto importante perché ci aiuta a recuperare quelli che sono dei ritmi e dei principi ancestrali che fanno parte del nostro essere animali. Regolarci con la luce o il buio, quindi il ciclo circadiano, ma anche abituare il nostro corpo a gestire le temperature esterne. Viviamo oggi per la maggior parte del tempo in ambienti artificiali, luce artificiali, aria condizionata, riscaldamento, quando non in ufficio, magari nella metropolitana, negli autobus o in auto, quindi degli ambienti artificiali che non fanno parte della nostra natura. Ritornare quindi a contatto con la natura in mezzo a un bosco, una piazza, su una spiaggia che possiamo trovare Praticamente in ogni città, anche una piccola aiuola ci aiuta a ritornare appunto a contatto con la natura, a recuperare quello che è un modo di essere e di benessere. Un modo di essere importante perché fino a poche centinaia di anni fa. La sopravvivenza stessa di noi uomini era legata alla capacità di interpretare i cicli e i ritmi naturali. Sapere quando seminare, sapere quando raccogliere, sapere quando poter uscire in mare a pescare o salire eh, in qualche alpeggio montano per portare gli armenti o eh, organizzare una transumanza diventava davvero un modo che faceva la differenza tra la vita e la morte. Certo, per la maggior parte di noi diventerebbe difficile optare per un completo ritorno alla natura, abbandonare la vita cittadina per ritrovare, come diceva lo spot di una marca pubblicizzata un po' di tempo fa, il gusto pieno della vita. A volte ce ne rendiamo conto, abbiamo un piccolo assaggio quando andiamo in vacanza, ci concediamo qualche giorno di distacco dal tran tran quotidiano e scopriamo il piacere di una passeggiata nel verde o di qualche decina di minuti passati su una spiaggia magari poco affollata ad ascoltare il rumore delle onde e a farci accarezzare dalla brezza marina. Basta poco, davvero poco, per scoprire quelli che sono dei veri e propri benefici, dei veri e propri toccasana dati dal contatto con la natura. Ecco quindi che quando ne abbiamo la possibilità esporci proprio al contatto con la natura diventa un modo di curare la nostra salute, il nostro benessere. Pensiamo per esempio in questo momento alla stagione estiva, quando il sole è al suo massimo, eh, in, nella disciplina cinese si direbbe è al suo yang. Ecco. Praticare la mattina, nelle prime ore della mattinata, esporci ad est quando possibile, quindi essere, come si dice, baciati dal sole, oppure a mezzogiorno, quando il sole è al massimo del suo vigore, ovviamente avendo cura di proteggerci in maniera adeguata, ci dà proprio la forza del sole. E non a caso da migliaia di anni tutte le culture, tanto occidentali quanto orientali, hanno preso l'idea del sole come forza, come vita, come eh, modo di affrontare tutto quello che ci può capitare proprio come simbolo di vigoria di Massimo Young inteso appunto nel significato non tanto morale quanto energetico di questo termine e se come dicevamo anche discipline pensate per essere applicate studiate al chiuso su determinate superfici come la maggior parte degli sport occidentali oppure guardando in oriente discipline come il jiu-jitsu, l'aikido o quant'altro possono comunque con un certo adattamento essere studiate, essere praticate anche all'aperto, come dicevo, è indubbio che la possibilità di praticare all'aperto discipline come il Paqua Chang, il Tai Chi Chuan o il Qigong sono davvero un plus È qualche cosa che dà una spinta in più alla nostra pratica aumentiamo la nostra possibilità di eh, godere dei benefici del sole e quindi di quello che è l'apporto della vitamina D. Abbiamo la possibilità di respirare aria pulita, di farci eh, cullare dal rumore del vento, come dicevo, quindi recuperare anche una sensorialità, l'olfatto l'odorato appunto, eh, il tatto con il vento che passa sulla pelle, eh, l'udito con i piccoli e grandi rumori che ci possono circondare, sono tutte eh, pratiche nella pratica, qualche cosa che ci dà la possibilità di godere di un vantaggio assolutamente impagabile. E lo stesso fatto di essere in piedi su un terreno non liscio, non regolare come normalmente sono i pavimenti dei nostri doge, dei nostri quon, quindi sulla sabbia piuttosto che sul terreno di una pineta come in questo caso, anche solo stare fermi o fare una piccola passeggiata, un cerchio del pacua piuttosto che una forma di tai chi chuan, già questo diventa una sorta di massaggio che noi andiamo a fare sulla nostra eh, superficie della pianta del piede ed è un ulteriore Beneficio che traiamo, non a caso, discipline come eh, l'onzon su sono pensate proprio con la stimolazione di punti specifici della pianta del piede, quindi camminare, se non a piedi scalzi, con delle calzature dalla suola molto sottile che ci permettono un contatto quanto più possibile intimo col terreno, diventano anche in questo caso una pratica nella pratica. Ovviamente perché tutto questo abbia effetto, perché tutto questo abbia il risultato migliore che possiamo ottenere, è necessario che la pratica venga svolta non solo, come dice il maestro Severino Maestrello, con piedi ben piantati per terra e sguardo all'orizzonte, ma con il massimo della consapevolezza e della presenza nel qui ed ora. Ovviamente questo è sempre necessario in tutti i momenti della nostra pratica, ma lo è ancora di più quando noi pratichiamo all'aperto, proprio per godere di tutti gli stimoli, di tutte le sensazioni che all'aperto noi possiamo ricevere. Quindi praticare all'aperto è un grosso vantaggio, sfruttiamo la possibilità che abbiamo se viviamo in una realtà urbana che ci permetta di godere, come dicevo, di qualche parco pubblico o di qualche bosco, pineta, nelle immediate periferie della nostra città, se abbiamo la possibilità di raggiungere una spiaggia marina piuttosto che un lago, il gredo di un torrente, ma anche se viviamo in città un po' più grandi e più distanti da realtà eh, agricole, diciamo così, di questo tipo, Certamente con un pizzico di attenzioni riusciamo a trovare qualche piccolo angolo verde da poter utilizzare a nostro vantaggio, qualche albero che possiamo sfruttare e magari cominciando a praticare ci verrà voglia di curare questo piccolo angolo verde, magari di pulirlo, magari di portare un po' d'acqua a qualche pianta, magari di abbellirlo con qualche piantina che potremo portare e questo potrebbe essere un circolo virtuoso che si va ad alimentare e potremmo coinvolgere anche altre persone. Faremo di quel luogo di pratica il nostro luogo di pratica. Il bello chiama il bello, lo sappiamo, e basterà anche un piccolo esempio come quello nostro, quello di dedicare qualche minuto all'ambiente in cui noi pratichiamo per poter innescare magari qualche meccanismo davvero interessante. Sarà il modo per far avvicinare qualche passante curioso che ci verrà a chiedere che cosa stiamo facendo, perché lo stiamo facendo, magari vorrà provare anche lui, potremo coinvolgerlo nelle nostre pratiche. Da cosa nasce cosa? Quindi il mio invito è praticare all'aperto quando possibile, sicuramente praticare comunque quando possibile, praticare all'aperto ancora meglio. Cerchiamo un ambiente, magari variamolo, a volte cerchiamo un posto in ombra, a volte cerchiamo un posto più assolato, cerchiamo un bosco, una pineta, magari una spiaggia sul mare proviamo a vedere le varie differenze come cambia la nostra pratica a seconda del luogo a seconda dell'ora cambia se lo facciamo la mattina cambia se lo facciamo nel tardo pomeriggio sono tutti stimoli, sono tutti suggerimenti che non faranno altro che migliorare incrementare e rendere più proficua la nostra pratica io vi ringrazio per la vostra attenzione vi do appuntamento al prossimo video vi invito ad iscrivervi al nostro canale se vi va e vorrete rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che andremo a pubblicare e ovviamente se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace e se avete voglia di condividerlo, commentare e lasciare la vostra opinione non sarà che la benvenuta. Grazie e alla prossima!